salito alla ribalta della cronaca per un'inchiesta della Procura di Salerno e della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia, relativa a un'inchiesta che coinvolgerebbe anche il sindaco e altri 5 imputati, il sindaco di Calvanico Franco Gismondi. Sindaco, accuse gravissime, si parla di associazione a delinquere, rapporti con la criminalità organizzata. Innanzitutto voglio fare prima una premessa per poi scendere in qualche dettaglio. Ampia e piena fiducia nella magistratura, che è la colonna portante del nostro paese e che sicuramente farà luce su questa squallida, squallidissima vicenda che vede la mia persona, veramente la metto in secondo piano, ma che vede la realtà di questo splendido paese, che è bellissimo, nella Valle dell'Irno, che non ha nulla da invidiare ad un paese dell'Umbria, perché è un paese che negli ultimi 20 anni, questo veramente con orgoglio lo dico, abbiamo reso... Signor, queste accuse. Le accuse, questa è la cosa. Le accuse, io, come ho già detto a qualche suo collega, sono totalmente estraneo a questa vicenda. Si parla di pressione unitamente ad un camorrista? Assolutamente, camorristi a Calvanico non esistono, tranne qualche piccola importazione, perché la gente di Calvanico da secoli non c'è stato mai una persona che ha avuto una condanna, ma non per cose grandi, ma per furti di galline. Non ci sono ladri né camorristi. Lei si professa innocente, estraneo completamente a queste accuse. Mostreremo, ecco, tutte le nostre cose, perché qua parte una denuncia, ripeto, è una denuncia che ho saputo, è del 2012, fine 2012, poco prima della campagna elettorale. Queste cose si sventolavano contro il sottoscritto dalla parte avversa, da chi sosteneva. Quindi lei pensa di strumentalizzazioni politiche dietro questa denuncia? Anche, ma sono strumentazioni di persone prepotenti, che non qualcuna, persone che stanno a Calvanico e che poi la magistratura farà certamente luce, perché sono di una i fatti sono così chiari. Chi viene in comune, ho invitato i giornalisti a venire in comune e rendersi conto, perché la casa comunale, la sua attività è quindi trasparente? Ma assolutamente, la casa comunale sta qua, ha un colore rosa pompeano, ma è un palazzo di vetro, la chiave sta sempre dall'esterno. Ecco, la sua comunità e i suoi cittadini come hanno preso queste notizie? Una grandissima solidarietà. Un cittadino, al momento che c'erano gli inquirenti, i carabinieri al comune, mi telefonò e disse: ti puoi affacciare un attimo? Pensavo che mi volesse dire qualcosa. Disse: no, affacciati, vedi tutti quei basoli, i basoli della piazza, pure quelli ti vogliono bene. Mi ha detto una bellissima cosa. Siamo qua a piena, grande disposizione, a disposizione e la disponibilità. Noi le carte che dovevamo far vedere le abbiamo messe a disposizione in 2 minuti, perché gli atti sono di una limpidezza unica, e lo verificheremo. Spero che questa gogna mediatica che abbiamo avuto possa poi avere lo stesso spazio quando si sarà risolto. Io sono serenissimo, sto in mezzo alla gente, la gente mi vuole, abbiamo organizzato questa splendida festa. Peccato che era il primo giorno della sagra, che ormai da 40 anni si fa a Calvanico. Io sono serenissimo, come serenissimo la mia amministrazione, la gente di Calvanica, che la gente di Calvanica sa i fatti e sa le persone da dove proviene questa situazione. Grazie.